Sabato scorso abbiamo seguito nell'anticipo del girone G di seconda categoria la gara Montalfano-Castelfrentano e parliamo proprio di questa squadra, oltre che di tutto l'andamento del campionato, con l'allenatore Vincenzo Di Rado. Parliamo con lui perché probabilmente dopo il caso del Borrello nel campionato di eccellenza potrebbe esserci un altro caso analogo, sia pure di proporzioni minori perché il campionato è di seconda categoria, ma potrebbe esserci il ritiro di questa squadra. Usiamo ancora il condizionale perché rimane una piccolissima percentuale di speranza. Di Rado però non è molto fiducioso su questa remota possibilità a questo punto, vero? Ma sì, direi che le speranze sono ridotte al lumicino, anche perché delle sorti di questa società sembra adesso non interessare a nessuno. Io dico che quest'estate siamo stati chiamati, cioè sono stato chiamato per risollevare, perché una cordata si era tirata indietro e praticamente avevano ridato la squadra al comune il giorno che scadevano le iscrizioni. Dopo insomma, un paio di ore di colloquio sono stato convinto perché nessuno voleva fare la figura di far scomparire questa squadra e allora ho dato una mano trovando un amico che era anche il giocatore che facesse il presidente e la riscrivesse anche con un aiuto di uno sponsor trovato dal comune. Però gli accordi erano poi giustamente che col tempo ci si adoperasse per far sì che questa società potesse camminare da sola, sia come giocatori che come staff dirigenziale, però dalle prime battute io ho capito d'altronde l'andazzo, sì, il calcio sta finendo a tutte le parti, io poiché sono un perfezionista e probabilmente mi trovo male in queste situazioni, però per quei 3-4 ragazzi per i quali abbiamo anche riscritto questa squadra, che sono veramente meritevoli ed anche bravi, e siamo andati avanti in preparazione con una decina di persone, praticamente c'è stato come il casting quest'estate, chi giocava, chi andava, chi vedeva, e praticamente abbiamo esordito senza neanche allenamento. Settimana per settimana ci sono sempre stati problemi perché poi alla fine sono rimasto da solo e addirittura spesso per andare a giocare, secondo i ragazzi sono la maggior parte minorenni, c'è anche il problema delle macchine, siamo andati in 7-8 con le macchine, levando tempo a tutte le altre situazioni. Parecchie volte sono riandato poi a riportare la squadra là, ma mi hanno sempre convinto. Per farla breve, io sono stanco che d'altronde, io ripeto, per quei quattro ragazzi lo facciamo venire 5, ma altri che d'altronde non hanno neanche la mentalità per giocare a calcio e quindi si sta perdendo tempo per cercare di farli crescere, ma purtroppo l'unico motivo che mi spingeva a rimanere ancora lì. Il martedì vedi che lo spogliatoio, chi per un motivo o per un altro, è vuoto e allora ho deciso anche oggi, quindi la squadra non si allena. Non mi va di fare quello che porta le pecore al pascolo la domenica senza averle allenate. Non sono convinto, d'altronde non è che penso di poter fare l'allenatore professionista, o l'allenatore ad alto livello perché ho capito bene com'è il calcio, però la dignità comincia ad andare sotto i piedi, comincio a essere anche poi nervoso nella vita quotidiana e quindi ho già telefonato all'assessore, al presidente per dirgli questa mia intenzione. E Adesso loro vedremo. che cosa hanno detto loro? Ma loro dicono sempre che io ho ragione di non mollare, eccetera, eccetera, ma io dico io mollo perché per fare che? Cioè, alla fine l'obiettivo qual è? Nel calcio ci si diverte, o ci sono dei soldi o si sta facendo un progetto. Se mancano tutti questi presupposti, io devo andare a portare avanti questo progetto che poi non è, non vedo il motivo. Più il motivo di fare questi sacrifici che cominciano a costarmi perché almeno la gratificazione, anche se devo dire le prestazioni ci sono sempre state, ma io quando vedo che si può fare molto, molto, molto meglio, se ci leviamo questo, viene il motivo per cui uno va al campo. Io rimango dell'idea che qualunque categoria uno allena deve sempre cercare di dare il meglio, anche perché è un motivo pure per migliorarsi. Dal momento in cui vengono a mancare questi presupposti, sembra che uno se la tira e se la canta. Ecco, quindi. Certo, abbiamo detto che la percentuale è veramente ridotta all'osso, ma che cosa potrebbe farti cambiare idea? Sì, perché io sono anche il tipo impulsivo che poi dopo un po' magari sento i ragazzi, ma questo è già successo altre 3-4 volte, io se l'ho detto chiaramente ragazzi, cioè io portare avanti questa situazione non vedo più la finalità, se neanche alla maggior parte di loro interessa perché tra le scuole guide, le febbri, le ragazze, eccetera, eccetera, e allora a questo punto voglio dire senza polemica, ma viene a mancare il senso, ecco, non abbiamo, a meno che non si faccia avanti qualcuno che dica.
devi portare avanti questa squadra fino alla fine, per questo motivo, che sia un motivo che mi soddisfi anche chiaramente, perché di portarlo fino alla fine, perché poi magari ci deve essere qualcun altro che vuole subentrare dopo tutti questi sacrifici, allora non è un motivo per il quale io possa ripensarci questo. Certo, e a questo punto qual è il prossimo passo ufficiale? Ma il prossimo passo, ho detto tutti a casa. Adesso l'assessore mi ha detto ci risentiamo, il mio amico che fa il presidente, ma il presidente non è proprio sulla carta, Manzi è un giocatore a tutti gli effetti, separato dall'Erni, ma praticamente ha anche problemi familiari, quindi ho detto a lui adesso vediamo, parlo con l'assessore perché l'intenzione è quella. Anche l'assessore mi ha detto sì, tu hai ragione, se non si muove nessuno fai bene a fare così, voglio dire, se nessuno ti può aiutare, voglio dire, quindi adesso non vedo come si possa anche risolvere. Ecco. Quello che mi dispiacerebbe poi è questo, che devo cercare di non cambiare più idea, perché di andare poi la domenica dopo che non ci si è allenati a metterci la faccia non mi va più. Certo. Va bene, allora vedremo un po' La se ci domenica è sarà. la conseguenza del lavoro di una settimana, se questo lavoro non c'è, per me non ci deve essere neanche la partita, qualunque se siano le multa, radiazioni, queste sono cose che poi a me adesso non interessano più. Certo, ma ci sarebbe anche una possibilità di autogestione della squadra che magari decide autonomamente, anche senza allenatore, di andare a giocare, oppure tu lo escludi? Guarda, non lo so perché tra l'altro la situazione è difficile proprio per questo, perché sono tutti ragazzini, capito? Non è che il più esperto magari ha 22-23 anni, quindi, e poi magari a molti di loro che fanno i sacrifici dà anche fastidio l'atteggiamento di alcuni di loro, ecco, quindi la situazione non è, a tenere unita questa situazione ce n'è voluto tanto, mi mancava questa di esperienza dopo le tante travagliate degli ultimi anni. Va Quindi. bene, Vincenzo, io che dire, speriamo che la cosa si risolva, altrimenti. Ma uno spera sempre in un miracolo, però adesso faccio fatica a pensare quale questo possa essere. Ecco. Va bene, allora, ti auguro le migliori fortune professionali, a prescindere da questa che è ormai Certo, da ma ormai dimenticare. sono quasi rassegnato perché questa esperienza mi ha quasi prosciugato, cioè non credo più in questo calcio, nel calcio, in questo calcio, perché voglio dire, non ha senso. Qui con quella scusa della crisi praticamente adesso si improvvisa e si pretende andare in campo senza magari neanche allenarsi o senza costruire qualcosa, e a quel punto facciamo tutti i campionati amatoriali così nessuno si arrabbia, voglio dire. Viene sempre a mancare quel senso di cultura che io pratico dello sport, che uno, rifaccio sempre l'esempio del maratoneta che si fa 42 km per la gloria e per lo sport. Nel calcio invece ci si allena poco e si vuole sempre mirare ad allenarsi di meno. Quindi, salvo poi dare la colpa all'allenatore, se magari uno va a vedere la partita e non sa queste cose, io ho vissuto pure che noi avevamo 9 casacche, le divise non arrivavano neanche a 11, abbiamo dovuto giocare con i calzettoni di colore diverso, che te devo dire? Quindi Di non ha più tutto di senso. più. Quindi, sì. Va bene, Vincenzo, Ti grazie. ringrazio comunque. Niente. Ciao, Vincenzo. Grazie, grazie a Niente. te. Ciao.